La zizzania esiste. Ma che cazzo mi fai? So tutte piante che esistono, ma ti assicuro che esistono. Benvenuti ad un altro episodio di Anime della nostra infanzia. Ed eccoci qui. Oggi parleremo di un anime un po' più tranquillo, diciamo. Tranquillo. Dopo... molto più tranquillo rispetto a Berserk o Full Metal Alchemist. Vabbè, coinvolge bambini, bambini non innocenti. Tranne quelle di Anderanda. Esatto, le piante. Ricordiamo che in Berserk non erano molto adulti. Ricordiamo che Gatsu da bambino ha ucciso il patrigno. Però va bene. Vabbè, dettagli futili, diciamo, in questa circostanza. Perché oggi, come vedrete dal titolo, come avrete visto dal titolo, scusate, parleremo di Digimon, ovvero Digital Monsters. Sai cos'è Digital Monsters? È un media franchise. Come Pokémon, sempre in competizione tra di loro. Ci arriveremo, ci arriveremo. Sei mangiato l'Oxford Dictionary? Exactly. Esatto. How do you know? The pen is on the table. The cat is on the chess. How do you know? Wow, mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso. Comunque, diciamo, un media franchising che racchiude, come succede anche per Pokémon, o come è successo più avanti per molti altri anime, videogiochi, serie televisive, OAV, film, racconti, soldi, giochi di carte, esatto, qualunque cosa. Soldi, ma, soldi, esatto. A differenza di Pokémon, che è diventato famoso grazie al videogioco, perché nasce prima, Digimon divenne famoso grazie alle serie televisive dirette da Akiyoshi Hongo per la Toei Animation. Te l'avevo detto che la sapeva sta cosa. Ricordiamo che Digimon nasce e muore, nasce dall'idea del gioco, della Bandai, ovvero i Tamagotchi. La prima versione di Tamagotchi Digimon è del 97. Sì. Dimmi. Visto che siamo qui a nostra infanzia, degli mortacci tua, noi tutti avevamo un Tamagotchi. Sia originale che di quelli fasulli allocchi, ma tutti, ma il Tamagotchi, io c'avevo quello, sia quello originale, blu che rosso. Certo, poi c'erano tutti quelli tarocchi a forma di animale. No, tarocchi, c'era tipo pet qualcosa. C'era l'infinità. L'infinità c'era. Tra cui c'era anche quello dei Digimon che non ho mai avuto, ma io avevo il Tamagotchi. O se l'ho avuto non sapevo che fosse dei Digimon perché ero 5 anni quando è uscito. E quindi, prima di proseguire, passiamo alla bellissima sigla. Prima di fare la sigla, vorrei fare un piccolo appunto. Noi abbiamo instillato il fatto che prima o poi avremmo parlato di Digimon nella produzione dei video. Come fu per Neges Evangelion, che noi abbiamo utilizzato la sigla. Anche con Ranma. Come sigla di avventura. Anche come fu poi Ranma, perché abbiamo utilizzato sempre per la sigla di avventura. E quando io introduco lei W, c'è la schidarata che è... la schidarata della digievoluzione della prima serie. Sigla. Ma sì, ma canale TV, questo è un altro canale. Un altro canale farlocco. Non so che sì. Canale. Perché ricordiamo che viene trasmesso da Rai 2 nel 2000. Io me lo ricordo bene. Da luglio mi pare 2000, settembre 2000. Io infatti mi ricordo. Mentre in Giappone esce prima. Beh, è ovvio. Sì, ma uscì nel 99 dopo il primo OAV. La serie è un sequel dell'OAV. Ah, c'è un OAV? Che è un prequel, in realtà. Infatti loro spesso negli episodi fanno riferimenti a quell'accaduto. Ah, sì? Però all'epoca non mi erano chiari perché io vedevo solo la serie. Non ma anch'io vedevo solo la serie. Ma io mi ricordo solo la prima serie, in principio. No, le altre serie fanno schifo. Allora io, da grande... La seconda... schifo, è un'evoluzione continua. Schifo. Ma io mi ricordo la prima, chiaramente. No, la prima è quella nel cuore. Un po' come fu in Pokémon. Eh beh, esatto. Come che la poi serie, l'hanno chiamato in Digimon. Vabbè. Anche questo non si chiama Digimon. Si chiama Digimon Adventures. Sappiamo con chi stai parlando. Avete studiato. Abbiamo studiato. Chi è questo? TK. Bravo. Che ha studiato di? Di Matt. Ma basta di TK Matt. Ci avevo pensato io.
di Max. È fratello di Max. Non ci stava però. Digimon. Allora, con quale W doppio vuoi ci togliamo subito il when? Il quando. Perché il quando è più o meno contemporaneo. Quindi sarà intorno al 99-2000, perché l'epoca è quella, i personaggi più o meno vivono nell'epoca in cui è andata in onda la serie. Mm. Passiamo quindi subito a Where. Dove siamo? Dove siamo? Questa è una bella domanda. Io non so dove siamo. Dove siamo? A Tokyo. In Giappone. Ma la maggior parte della serie non si svolge a Tokyo. Ma anche se ci saranno alcuni personaggi a volte episodi. Ma in una sorta di mondo parallelo che si chiama Digiworld. Ah, non è più esattamente la stanza dello spirito del tempo? No. Più esattamente nell'isola di nome File, come dice la sigla. Giusto. L'isola di nome File suppongo che appartiene all'arcipelago Directory. Probabilmente. Per entrare appunto nel Digiworld bisogna avere il Digivice. Che era una sorta di Tamagotchi fondamentalmente. Esatto. Ma dove è il tuo Digivice? Non ce l'hanno tutti. I Digivice ce l'hanno solo i Digi prescelti. A Digiworld, per mantenere, diciamo, tutto sotto controllo, più o meno, c'era l'antivirus. Non proprio, c'erano i Digimon supremi. Quattro Digimon messi nord, sud, est, ovest. Come le coordinate. Più o meno come regali, che dovevano più o meno controllare che tutto andasse bene. Ma poi, come vedrà, la situazione si... Tutto andrà a come sempre. Punti cardinali. Cosa sono i Digimon? L'hai detto tu cosa sono i Digimon? I Digimon sono dei mostri digitali, fatti di dati. Il che non li fa mai morire. Il Digimon, quando perde una battaglia o quando muore, si dissolve in dati. Dimmi. Beh, posso... Quindi non possiamo mai avere il trauma che abbiamo avuto quando è morso Ash Ketchum. Non esattamente. Non proprio. Perché alcuni possono morire, ma... Non muoiono, vengono, se vengono cancellati i dati, sì. Esatto. Questo. Vengono cancellati da... è diverso dal morire. Sì, perché in realtà è un resettare... Quindi vanno nell'oblio digitale. No, molto spesso... Ma no, no. Vanno nel cestino prima, scusa. Se vanno nel cestino. Ma molto spesso possono essere ridigitalizzati e rinascere da un altro digiuovo. Perché i Digimon nascono dai digiuovo. Giusto. Fa una oggi useremo molte volte la parola digi. Per qualunque cosa, perché è tutto digi. Ragazzi, tutto non ci... È digi. Mi sono perso. Ti sei digiverso. Esatto, è semplice. Ma se tu metti digi una parola, sei a posto, hai capito tutto. Quindi sono formati da file. Fondamentalmente da dati, non hanno un vero RNA, un DNA e cose varie. Digidati. I Digimon sono degli esseri, dei mostriciattoli, che hanno varie forme, come un po' in Pokémon, ovviamente. Certo. Ma? E passano dall'essere degli animali, ad animali domestici, a piante, a esseri mitologici, a esseri celesti. Sì, sì, perché sono antropomorfi. Ci sono vari, sono varie tipologie. Ah, cioè, ci sono celesti. Cioè, Angemon. Ma assieme a coso, all'Oxford Dictionary, ti sei calato anche la Treccani? Era in omaggio. I Digimon, come dicevamo prima, sono accoppiati ai prescelti. No. Digi prescelti. Ah, ora ti piace. Ora ci riuscire. I Digi prescelti in realtà sono i veri, tra virgolette, protagonisti della serie. Oh, i Digimon sono sempre d'accompagnamento, anche se si svolge tutto sulla loro terra. Quindi ora parleremo del chi, parlando sia dei Digimon che dei loro Digi prescelti. I Digi prescelti, come ha annunciato anche la sigla, sono Taimet, Sora, Izzy, Mimi e Joe. Mi ha sempre saputi così. Perché la sigla insegna. Cioè, mi ha sempre saputi così. Cioè, se ti dicessi dirgli al contrario, no. Time at Sora, Izzy, Mimi e Joe. Plus TK, che è il fratellino, come dicevamo prima, più piccolo di Matt, che finisce anche lui nel Digiworld, diventa anche lui un Digipresso, nonostante sia un po' più piccolo rispetto agli altri. Ora, siccome i Digimon hanno tutti i nomi che finiscono con Mon. Ah, sì? Agumon, Patamon, Patamon, Tentacolo, Mon. È tutto Mon. Tutti i Digimon sono Mon. Ma aspetta! No, un secondo! Quando tutto Digimon è tutto Mon! Tu, quando parli delle cose del mondo digitale, è Digimon. Quando parli dei Digimon, tutti i loro nomi finiscono con Mon. Agumon, Patamon, Leomon,
Devimon, Davamon, più facile da ricordare dei Pokémon, no? Perché a me non sembra. In realtà no, è più complicato. Perché sono tutti io, uguali. Per leggere i Pokémon. Cioè, tu puoi fare blastare. È un lapsus freudiano. Per ricordarmi tutti i Digimon dei Digi prescelti, darò un'occhiata perché i nomi me li confondo sempre. Questo è grave. Lo so. Non è grave per il pubblico. Lo so. Ma sai perché? Lo so, ma leggendoli me li ricordo. Quindi, il primo è il Digimon di Tai, che si chiama Agumon. Ed Agumon è un piccolo, una sorta di piccolo T-Rexino. E quella è la forma intermedia, perché i Digimon si evolvono. Anzi, si digievolvono. Si super digievolvono e si mega digievolvono. Me lo stai facendo apposta, vero? Sì, certo. Perché così il tuo cervello fa... Allora esplode, vediamo che troppo digi e troppo mono. Dicevo, i Digimon, come vedremo, si digievolveranno, avranno super digi evoluzioni, bla bla bla. Lo stadio intermedio è quello che noi comunque si parleremo ora. Ah, veramente? Sì, perché praticamente loro nascono dalle digiuova, sono in uno stadio, si digievolvono la prima volta, si digievolvono la seconda volta nello stadio intermedio e quella sarà la forma finale. Perché a differenza dei Pokémon, quando loro digievolvono, tornano allo stadio intermedio. Perché siccome tutto questo Digimon si basa sul fatto che i Digimon sono tenere coccolosi... Non sono tenere coccolosi. Se rimanevano nello stadio tipo Mega School Greymon... Greymon Super Digievolve! Metal Greymon! Bravo. Nessuno più solo cagava, perché... A me piaceva di più. A te! Ma loro puntano alla massa, non a te! Ah, un cane che mi piaceva. Era più figo, era mastodonte, un braccio meccanico. Vabbè, lasciamo stare. Poi avevamo Gabumon per Matt, Biomon per Sora, Tentomon per Izzy, Palmon per Mimi e Gomamon per Joe e ovviamente per TK Patamon. Che era il più carino di tutti. Ma Izzy! Sì, carino! Ma è il bambino quello scemo? No. Ora parleremo di loro. Perché come il Giappone ci insegna, se tu hai un gruppo di persone, ognuno di loro ha una caratteristica diversa, tipo Power Ranger. Sì, abbiamo scoperto una cosa io e lei. Cosa? Che quello sfigato anche in questo anime... È blu! Io ho i capelli blu! Sì, l'abbiamo detto lì quando stiamo facendo le Stiamo facendo le domande, abbiamo scoperto questo piccolo dettaglio. Una chicca io vorrei, perché appunto vorrei parlare un po' del loro carattere. Qual è il loro carattere? Personaggi hanno tutte queste caratterizzazioni diverse. Allora iniziamo dal primo, perché vado sempre in ordine sigla. Perché tu non riesci ad andare a saltare. No. Quindi chi è il primo? Tai! Lo so io! Tai, che è leader, tra virgolette leader. Sì. Ed è quello un po' più impulsivo, con un carattere a volte un po' più di diciamo così. Però è il protagonista, quindi gli si perdona. Poi abbiamo Matt, che è il biondino, che assomiglia secondo me un po' a Killua. Un po' a Killua, ci sono molti personaggi degli anime in generale che sono con questi caratteri. Tipo Kain Beyblade o... Beyblade. Io mi vado in casa tua e tu hai un bel blade, cambiamo stanza perché mi rompevo a vedere queste cose che giravano. Ah, bella, Matt invece ha quel carattere chiuso, un po' scontroso, un po' più io. Sei un po' più alla Raffaello delle Tartarughe Ninja. E non mi ricordo. Io vedevo le Tartarughe Ninja, che tra l'altro si chiama Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Perché lui si è mangiato la Oxford Dictionary. Esatto, volevo farlo bene. Last night. Esatto. Buono. Esatto. Ma l'hai messo dentro la piadina? No, voglio sapere pure io questa ricetta. No, dimmi. Sora è la ragazza un po' più con la testa sulle spalle, un po' più che ragiona sulle cose. Ma anche c'ha la testa sulle spalle. Ma io non sono un canadese. È Costanzo. Senza collo. Esatto. Io pure sono senza collo. Buoni. Bene, Maria, a lei piace molto Tai, e a Tai piace molto lei, non hanno 10 anni a testa, non quindi si trova, niente, non no. Esiste, no. Cioè, nemmeno sono si bambini, sono bambini innocenti della quinta verità. Loro due sono molto amici, anche vicini di casa, come un po' tutti quanti loro. Casualmente tutti i digi prescelti, ovviamente, per salvare il mondo. Ma assomiglia la storia. Di cosa? C'è tante storie. I Power Rangers, sì, che era sempre sì, là. Sì, fondamentalmente siamo sempre, i giapponesi sono tipo schematici, poi gli anni sono sempre quelli più o meno, quindi
Esatto. Poi abbiamo Izzy, che è l'informatico. Non è scemo, è informatico. È insuperabile. Lui è tipo l'io robot della situazione. O il Neo di Matrix. O il Neo di... No, più che altro il Trinity di Matrix. Izzy è l'unico che... L'unico di loro, perché poi ci sono altri personaggi di altre serie e cose che lo faranno. Lui è l'unico del gruppo che riesce ad accedere ai codici del Digiworld o ai codici di Digimon in alcuni casi. Sì. Per non perdere il Digimon o cose varie. Mm. Mimi... È tipo la quella per sapere i mesi dell'anno, no? Sì, io ricordo la giornata, fai messo Reitz, Mimi, Gio. Esatto. Oggi, Mimi è la svampita del gruppo. Un po' svampitella, anche nel look differenti, mental test altrove, svampita. E mi ricorda molto Phoebe di Friends. But you don't believe in evolution? No, not really. Neanche questo. Poi ho un'infanzia difficile. Ma è bello, io guardavo Star Trek, lo sai. Lo sai. Somiglia tantissimo anche il personaggio, come è disegnato un po', ci somiglia alta. Infatti a me ha sempre ricordato Phoebe. Magari poi te ne esci, quello somiglia a Phoebe di Star Trek. Ma con Star Trek ho visto. Perché guardavo Star Trek. Che infanzia triste. Anzi, da bambino, a parte Star Trek, io guardavo anche Settimo Cielo. Una mamma bella amica, perché c'è il colpo della maniglia, prima la mamma e poi la figlia. Che cosa, figlia non era sto granché rispetto alla madre, però vabbè. Vabbè, no, 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 dipende. Non parliamo di una mamma bella amica. Joe, come altro protagonista, è Joe, sfigato. È lo sfigato del gruppo, il Blue Ranger della situazione, quello molto studioso che sta lì, molto, no, ma io se faccio, oddio, io ho paura della mia catta messa a terra, perché se quello che schiaccia... È quello che fa tipo, quando tipo uno vuole fare qualcosa di impulsivo, è quello che lui porta l'ordine e pensa... Non porta l'ordine, lui prova. Oddio, no, ma che facciamo se poi... E caga sotto. Un pochettino, un po' carognos. Vabbè, è un po' sfigato, è quello sfigato. Tipo insegni. Non è vero! Poi abbiamo TK, che è il fratellino di Matt, che secondo me si trova lì giusto per caso, poi, no? Che poi sarà protagonista nella seconda e forse terza stagione, in Adventure 2 e Adventure 3. Si chiama 3, non so. Ma era 3 o 3.0? T-R-I. Non è 3, no. È 3. Su Wikipedia c'è scritto Adventure 3. It's not my fault. Ma mi sta prendendo in giro veramente? No. Vabbè. E poi si aggiungerà al gruppo più avanti, non ricordo se nella prima serie o nella, addirittura all'inizio della seconda, la sorella minore di Tai. Che ovvero Kai. Dovrebbe essere Kai. I Digimon, insieme a loro, Digiprescelti, si troveranno di fronte a molte avventure. Sì. Dove si scontreranno con molti Digimon, in molte situazioni, a volte verranno catapultati sulla Terra, a volte si troveranno a combattere, come per lo più, su Digiworld. In quest'isola di nome File. Nel loro percorso la loro crescita sarà più che altro mentale, perché comunque sia, quando loro sono a Digiworld il tempo sulla Terra non scorre. Ma la posso dire una cosa? Tu hai detto tutte le W. Non è vero, ancora manca guai. No, esatto, manca... Cioè, perché lo sono in questo DG? Ora ci arriviamo. Ora ci arriviamo. Eh no, io non voglio il guai. Voglio il DGY. DGY. Ma che dicevo, loro non hanno questa crescita, più che altro... Soprattutto TK, è il bambino, avrà una crescita, un attaccamento diverso verso suo fratello, che già sono molto legati, ma... Ancora più legati. Molte cose, perché poi comunque sia, molte storie di Digimon hanno caratteri a volte diversi dai loro Digi prescelti. E in alcune situazioni si troveranno ad andare contro i Digi prescelti o a dover accettare delle scelte che loro non approvano proprio. Come Gabumon si troverà quasi costretto a dover... aiutare Matt in una sfida, tra virgolette, in una lotta contro Tai. Che e Agumon non gliene stava fregando niente, diceva, perché Gabumon era molto contrario, ma per il legame con il suo digiprescelto si troverà anche costretto in questa battaglia, quasi costretto in questa battaglia, perché i personaggi devono entrare in una sorta di sintonia con il loro Digimon per farlo combattere al meglio delle loro potenzialità e farlo Digivolvere, Super Digivolvere, Mega Digivolvere, la digivoluzione sbagliata di Greymon e tante altre. Un po' cose. Come il tasso di sincronia in Evangelion. Esatto, è il tipo di tasso sì, di sincronia. Però i Digimon, a differenza, hanno dei tratti umani, perché loro parlano. La profezia
la profezia. Non devi farlo, Matt! Dai, non essere così impulsivo! Esatto. Loro e poi non parlano. No. Pica pica? No, no, riescono a dire solamente alcune sillabe della loro... Sì, però diciamo quando c'è... Solo Meo parla. Meo, quando lui traduce. Invece, sì, hanno un modo di comunicare diverso. Ma loro parlano proprio giapponese in quel caso. No, parlano con la stessa lingua. Cioè, loro apprendono la lingua dei digi prescelti. Cioè, apprendo la lingua dei digi prescelti, cioè, perché siccome sono loro i digi cosi digitali, esatto. L'ha fatto Lord Japanese. E loro provano anche delle emozioni. Digi emozioni. Delle digi emozioni, grazie ai loro digi prescelti, per le digi situazioni in cui si digi trovano digitando intanto. Ok? Vediamo così. Ora parleremo del DigiY. Perché loro vanno a DigiWorld? Perché ovviamente c'è un cattivo che vuole distruggere DigiWorld. Ah, va? No, vuole distruggere, cioè vuole formattare. No, in realtà il cattivo, di cui si vedrà l'identità dopo, il cattivo della serie è un Digimon nato dai dati dei Digimon sconfitti o morti che non hanno mai avuto una digievoluzione. Quindi sono i Digimon sfigati. Esatto, lui è fatto di dati. Esattamente, di dati di Digimon sconfitti proprio dalla nascita, tra virgolette. E quindi lui ha una sorta di carattere molto cupo, molto menefreghista e sofferente, letteralmente sofferente. Dimmi. Quando io parlerò di Inuyasha, questa cosa è molto simile alla creazione del personaggio di Naraku. Vai avanti. Proprio. Questo personaggio, questo Digimon, vuole semplicemente che l'umanità e tutti i Digimon soffrino come lui soffre. Perché lui, essendo fatto di dati... Oh, abbiamo un coso, un Digiemo! Emomon. Non è Emomon. Però ci vedeva stare. Non ci stava. Potremmo dirglielo. Però... lui, come arma principale contro i Digimon, diciamo... userà spesso la lametta. No. Lancerà spesso il Black Gear. Vincerà? No, perderà. Il Black Gear cos'è? L'ingranaggio nero. Oppure la marcia nera. È l'ingranaggio nero. Questo ingranaggio cosa fa? Quando lui, diciamo, lo lancia sul Digimon, quando viene colpito un Digimon dal Black Gear, il Digimon impazzisce, non contiene più i suoi istinti, diventa molto aggressivo e vuole uccidere tutti. Distrugge tutto quello che va in modalità Berserk! Esatto. Infatti, per fermarlo, spesso loro non attaccavano il Digimon in sé, ma cercavano di eliminare il Black Gear. Il Metal Gear, stavo dicendo. Quella è un'altra cosa. Quindi, come si chiama questo Digimon? Apocalimon. Però noi lo vedremo solo alla fine della prima serie. I boss, diciamo, di intermezzo saranno altri Digimon mandati sempre da lui, come Devimon. Non è quello con le ali da pipistrello? Ma direi, se è cattivo come con le ali da pipistrello, se è buono con le ali d'angelo, semplice. Oppure gli altri cattivi che si hanno, diciamo, sono i padroni delle tenebre. Non sono sempre nord, sud, est, ovest. No, questi sono altri... Altri punti... In un'occasione Apocalimon manderà un Digimon... sulla Terra per diciamo far sì che i digiprescelti vadano sulla Terra per cercare di fermare questo Digimon, mentre lui cercherà di sabotare il, cioè di continuare il suo piano contro DigiWorld. Poi loro tornano, vabbè, le solite cose. Non voglio raccontare tutta la trama perché chi non l'ha mai visto voglio che lo veda da questo piccolo rigi riassunto. Giusto. Le digitriglia. Ora, io Digitrivia in realtà non ne ho cercate molte, quindi ne ho cercato una sola. Uno dei Digitrivia che voglio fare è, non so se tu ti ricordi... cosa la mia memoria? Tempi della PlayStation 1, sì. Quando c'erano appunto molti videogiochi farlocchi nelle bancarelle delle fiere... Farlocchi tu intendi come quelle che recensisce Yotobi? No, farlocchi, le copie, masterizzate, quelle che tu faceva la modifica. Che sembravano originali, che erano fasollissimi. CD bianco con la scritta perché una cosa che voglio ricordare lo voglio ricordare per chi ci guarda, che è della nostra generazione, lo vorrei dire per le nuove generazioni, forse voi non ci credete, ma i CD
originali dei giochi della PlayStation 1 erano a fondo nero, cioè, e neanche traslucidi, nero opaco. Non ho mai capito come funzionavano, cioè come faceva l'effetto ottico. Non lo so. Però erano nerissimi. Invece c'erano quelli fasulli, dove tu facevi la modifica spesso tramite memory card, termini assurdi per le nuove generazioni. Funzionavano questi giochi. E c'era uno di questi giochi, non so se è vera, che era un gioco dei Digimon, che però veniva spacciato per un gioco dei Pokémon. Perché i Pokémon a livello di fanbase erano... Madonna. Una step superiore, c'era la copertina che tu leggevi Pokémon. Una tagliata di faccia del ritmo. Lo compravi, lo mettevi nella PlayStation, in realtà era un altro gioco di mostri. Ora, io non so se effettivamente era Digimon. Alcuni, quando ero piccolo, diceva che erano i Digimon. Però io non ho mai accurato sta cosa. Ha avuto un panzio triste. Ma con il panzio triste. Beh, più tu a questo punto non hai visto un sacco di cose. Ma io sono felice che mi guardavo Star Trek. Sono come una vera amica, al settimo cielo. Invece, a settimo cielo. E anche cose mi guardavo come serie televisiva bella. Le ultime del cielo, o come si chiama in titolo originale, Early Edition. Poi un'altra trivia, sempre riguardante la mia infanzia, se parliamo della nostra infanzia. Di cosa vuoi parlare? La tua vecchiaia? No, vabbè, nel senso io posso che... Si diceva sempre che i Digimon e i Pokémon, chi copiazzasse chi. In realtà sono due media franchise separati, da due idee totalmente diverse, che comunque sia, come spesso accade quando escono delle serie negli stessi periodi, hanno molti tratti in comune. Non si vuole innemicare il pubblico da casa. Esatto. È un caro, lui è il carogno. No, che io amo sia Pokémon che Digimon, quindi secondo me sono due serie totalmente diverse. Anche beh, se ci sono, è vero. Somiglianze ci sono, delle... ce ne sono. Ci sono le somiglianze, però ci sono anche delle grosse differenze. Tipo, i Pokémon si evolvono e basta. I Digimon si evolvevano, poi tornavano nello stadio intermedio. Poi i Pokémon non parlano, eccezione fatta per me, invece loro parlano la lingua degli umani. Ok, quindi ultimo trivia è che ultimo digitrivia è che dal 5 aprile 2020 in Giappone sta andando in onda, perché è ancora in corso, sì, il reboot della prima serie di Digimon. E io dico questa cosa, che mentre noi facciamo le domande, questa cosa l'ho scoperta. Non sapevo che fosse. Lo sapevano loro. No, io non lo sapevo, non sapevo che fosse in aprile, però sapevo che... Dal 5 aprile è uscito, ed è la nona serie di Digimon, perché comunque sia Digimon, a differenza tipo di Pokémon, come anime parliamo, Digimon ha una storia continuativa. Tra una serie e l'altra passa del tempo, i digipresci cambiano perché crescono, quindi no, si passa il tempo. Aspetta, ma se crescono quelli poi... Quelli poi avranno una relazione. Non si sa. Non penso che gioco nel 37 col morto. Però, nella seconda, tipo, TK diventerà uno dei protagonisti veri e propri, perché sarà cresciuto. Certo, non sarà più... Avrà l'età giusta, diciamo, per e qui sarà anche un veterano. Un po' più come... Tu non l'hai mai visto, ma esiste una puntata di una delle 2 miliardi di serie di Power Rangers, in cui tutti i Red Rangers di tutte le serie si uniscono. E tu hai tutti i Red Ranger. Detto questo, tocca a noi con il quiz. Chiudiamo il computer, ce ne possiamo andare a casa. No, la mia trivia. Giusto, il Digi Quiz. Ma prima di passare al Digi Quiz, vorrei dire una mia Digi Trivia. Sì, che forse tu ti ricordi. Prima che Digimon venisse trasmesso dalla Rai 2 nel 2000, io che avevo all'epoca il precursore di Sky Stream, certo, io lo iniziai a guardare in un canale tedesco, se non ricordo male era RTL, e io non capivo una bene a ma... E noi fummo gli ultimi praticamente che abbiamo avuto Digimon nel tempo. Ora c'è il Digi Quiz. Digi Quiz. Ok, scusate un secondo. No, qui c'è le pagine vuote. Ah, ok. Ma stacca le note. Serve un paio di fogli. Vabbè, lo puoi usare di qua. Basta, non lo stavo facendo. Cosa vuoi fare? Di tanto in tanto, se c'è qualcosa che non capisco, mi scrivete bene come si chiama la parola. Perché Digimon è complicato. Cioè, ah, ok. Digi in mezzo, okay. Troppi moni in mezzo. Ok, inizio con la prima domanda. Domanda da un punto. Ma abbi fiducia in me. Domanda da un punto. Chi si scopa la
Sora, Lella. Ma nonno, com'era da giovane? Mamma mia, un rompicoglioni che non finiva mai. Ma Sora, Lella. No, chi si scopa Sora? No. Dammi le risposte. Dai, met Sora, Izzy. Bravo! Dai. Risposta sbagliata. La risposta è la E. Nessuno! Ricordiamo che tu hai due aiuti. Il 50 e 50 che spero che comparerà dove ho messo il dito io. È il nostro non aiuto. È il nostro aiuto che noi ti faremo sbagliare come voi mi avete fatto sbagliare me l'altra volta. Ma io ho spiegato l'aiuto e voi manco mi avete suggerito la risposta. Che c***o è? Allora, iniziamo da un punto che tu sai. Iniziamo con questa qua, sicuro. No, questa è molto semplice. Io so che lei sa. No, tutti lo sanno. Anche chi non ha visto Digi, vuoi sentire solo la sigla. Esatto. Chi sono i protagonisti? Dai, noi velocemente, così ci riscaldiamo. Cioè, vai. Però mi devi fare leggere le risposte, che è troppo semplice. Vabbè, no, Chi è il più giovane tra i Digi prescelti? Dai, Matt, Izzy e Gay. Posso rispondere? Secondo me... sarei indeciso tra Izzy e Matt. Però mi sento di dire DK, la D. Accendiamo. Sì, dai. Ed DK. È giusta! Che tu sei il più giovane. Abbiamo totalizzato il nostro primo punto. Facciamo la domanda da 3 punti. In cui noi pensiamo che tu la... così forse la potresti sapere. Questo lo so. Quale tra questi stati trasmise per ultimo Digimon? A. Germania, B. Italia, C. USA, F. Giappone. D. Giappone. Ma cosa vuole? Ah, è perché la colonna di Excel che era F. Allora, Giappone è stata ovviamente la prima, sì. USA è stata la seconda, la terza è stata la Germania e l'Italia. E la tua risposta definitiva? La vuoi accendere? Sì. La vuoi accendere? Cioè, è giusta. Di poco, si sbagliano di veramente poco, però aggiungo una cosa se posso. La Germania la trasmise da, mi pare, luglio 2000 a agosto 2001, mentre la Rai 2 lo trasmise da agosto, da luglio, agosto, non mi ricordo. No. No. Settembre. Da settembre 2000, ma per una stagione, cioè fu, non fu un anno come per la Germania. Ah. Fu un arco di tempo più stretto. No, ok, questo non lo sapevo. Comunque, cioè, Germania... tipo la stagione televisiva, ecco. Sì, non vabbè, però comunque la Germania appunto qualche mese prima che è uscito. Sì, non mi ricordo esattamente le date, sì, è stato poco prima. Allora, questa è una domanda da 5 punti, che io pensavo fosse... però mi sa che tu la sai benissimo. Addirittura. Sì, già. Nell'episodio 21 si scopre che i protagonisti hanno trascorso nel Digimondo A. pochi minuti, B. poche ore, C. pochi giorni, D. pochi mesi. Io non ne sono sicuro, però per come mi ricordo l'anime io sono passati pochi minuti nell'episodio 21. Quindi tu sei sulla A. Tanto è la prima dei 5 punti, quindi me la voglio giocare fresh. Quindi per te è la A. Me la... la vuoi accendere? Sì. Ed è giusto. Io prima ho detto che il tempo non si muove, in realtà è molto ma molto più lento. Ma non mi ricordavo esattamente quanto fosse il lasso. Bravissimo. Fanne una tua. Proviamo. Allora, è da un punto questa. Allora abbiamo fatto da un punto perché in realtà riguarda i digi prescelti, quindi in teoria la dovresti sapere. Chi è il digi prescelto che detiene la pietra della purezza? A. Aspetta, ma lei solamente i sì, non c'è te. Noi abbiamo messo gli ordini a caso. Sì, va bene. A. Dai. B. Mimi. C. Sora. D. Izzy. Della purezza. Già. Non è Tai e non è Izzy. Cazzo, però non lo mettevo più. O è Sora o è Mimi, ma della purezza. Chi è più puro? Io sono puro. Io non la so perché non me le ricordo. E da un boom, dai. Infatti, provo con Mimi. Mimi, quindi la B. La tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì. Perché la usa per far digievolvere il suo Digimon nel cactus. Non c'è
cascato. Allora, faccio una domanda da 3 punti, ma in realtà secondo me dovrebbe essere da 7 punti. Wow! E questa è una curiosità che ho trovato per puro caso. Bene. Ascolta attentamente. Sì, sì. Chi detiene i diritti di Digimon in inglese a partire dall'anno 2002? A. Disney. B. 20th Century Fox. C. MGM. D. Pixar. Inglese intendiamo americano, giusto? Si parla di all the English speaking Digimon. Oggi. A Disney non credo, sì, perché da poco ha aperto Disney Plus online. Sì. E io penso che una cosa del genere l'avrebbero messa nella pubblicità. Ok. E io non l'ho mai vista. Ok. Io la escluderei. Ok. La Pixar, diritti Pixar, è una serie televisiva, non ce la vedo. Ok. MGM è 20th Century Fox. La 20th Century Fox ne ha molti diritti di serie televisive. Però siccome non ho presente cos'è la MGM, la Metro-Goldwyn Mayer. Sì. In quella con Leone. Esatto. Occhio alla mano, la Metro-Goldwyn Mayer, ok. Sto cercando di associarla a qualcosa tutto in qua. Non ho detto 3 punti, giusto? Sì. Non ne ho le palle dei tempi. Pensavo questa, lui la chiede. Poi dico perché l'ho messa da 3. Perché se tu ti ricordassi. No, non parla dopo. Non posso parlare. Non lo so, io provo l'MGM. MGM, la C, la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì. È sbagliato. Allora, aspetta, no, tutta lì la risposta, però ti ci introduco. Questa azienda, dopo che acquistò l'azienda che deteneva i diritti di Digimon in inglese, nel 2009 acquistò la Marvel. La Disney? Sì. È la Disney. Io quando l'ho letta ero scioccato. Come te? Ero scioccato. Pensavo di no, perché ripeto, Disney Plus ha fatto pubblicità facendo vedere molte serie che loro hanno. Non so se poi la Disney le ha rivendute, ma non penso, perché ancora quell'azienda è sussidiaria della Disney. Buon per la Disney. Capito? La Disney si mangia tutto quello che c'è da prendere, ingloba. Buon per la Disney, almeno fa Marvel. Facciamo un altro da 3 punti. Visto che a te piacciono tanto i doppiaggi e ci torturi abbastanza con questi doppiaggi, abbiamo deciso di farne anche una per te. Bella domanda sui doppiaggi. Che potresti sapere, visto che sei un esperto di doppiaggi. Dunque, quale tra questi doppiatori faceva parte del cast di doppiaggio? A. Ilaria Stagni. B. Francesco Pandolfino. C. Massimiliano Alto. D. Emanuela Pacotto. Massimiliano Alto. Sei sicuro? Sei sicuro? Così a bruciapelo? Al 100%. Giusto, è giusto. Ovvio. Che è giusto. Avete messo nomi troppo famosi. Emanuela Pacotto, Pandolfino. Perché Massimiliano Alto che è meno scemo, non ho capito. No, ma gli altri sono personaggi che abbiamo parlato di recente. Forse la ragione tu doveva mettere da Donatella d'Amico. Sì, ma anche Donatella d'Amico, cioè sono nomi di cui abbiamo provato di recente. Ma Donatella d'Amico c'è, ha doppiato. Sì. Anche, però sì, sono nomi. Ma doppiato di sì, però ieri sono personaggi che abbiamo parlato di recente. Ci sta la risposta giusta quella. Vabbè. Niente. Secondo me dovete mettere altri doppiatori. Stiamo andando troppo bene per il signorino. Questa è una domanda da 5 punti. Da 5 punti che ho partorito io. Stai attento. Sì. Quale pianta viene citata dalla voce narrante durante un episodio? A. La mandragola. B. La valeriana. C. La zizzania. D. La melissa. Io non ricordo questo episodio per questo motivo, pure io. Per il suo stesso motivo. Perché io ho imparato l'essenza di questa pianta per questo episodio di Digimon, nella mia infanzia. Di questa non voglio usare io, perché ancora sono altre 3 domande da 5. Sì. Quindi voglio andarci un attimino. Sono parecchio più difficili di queste. Per culo ci voglio andare un po'. Stiamo parlando dei Digimon. Quindi è la Digimandragola. La Digivaleriana, Digizania. La mandragola è una pianta che secondo me col tema Digimon non ci imbatta. Cioè, non ho capito, scusami. Cioè, non ripeti, non ci imbatta. Non c'è. Non ci ha fatta.
Ok, ok. La mandragola è magari più stregonesca come pianta solitamente. Poi? Sta zizzania esiste. Ma che cazzo è? No, sette piante che esistono, ti assicuro che esistono. Di cui tra l'altro ne parlavano l'altro giorno a chi vuole essere milionario, che me lo sono visto. Va bene, ma però... Ma e tu non te lo metti? E tu dici, ma esiste? Pure utilizzata su, spesso è la melissa dentro. Ma Valeriano non dove prendere io per dormire, per esempio. Visto che stanotte... La melissa pure è calmante. Sì, no, è per il dolore allo schieno. Ma se vuoi la melissa, non è che è per il dolore del ciclo pure utilizzata, quindi... Ma dove andiamo? Perché stanotte alle 4 di notte, ragazzi. Quindi... Esiste la zizzania. Cioè, quindi io, siccome non la so, non me la ricordo un voto totale, io dico... Mi butto e dico la... La melissa. Cane né pie né santa. No. La D, la tua risposta definitiva. Sì, la mia è sbagliata. Questo lo diciamo. Vabbè. L'accendiamo? Sì. Metto qua il segno di... È sbagliata. Madame Glenn è citata a moti pianta. Esatto. La voce nana dice... C'è questo Digimon che mi ricordo chi mette zizzania tra i ragazzi. Esatto, e io ho scoperto il significato di zizzania pure in quell'occasione. Anch'io, perché che da veniva bambino... utilizzato per dire mettere i bastoni fra le ruote, mettere... Beh, discordia. Discordia, capito? Ma è collegato. Questo è un mio ricordo della mia infanzia. Ed è anche il mio stesso ricordo. Che? Io lo ricordo pure. Fagli riprendere qualche 2, 1, 3 punti, va. Va bene, dai. Questa qua da un punto, così dovresti recuperarli. Quale tra questi personaggi non indossa un copricapo? A. Sora. B. Mimi. C. TK. D. Jo. D. Jo. Cioè, Jo non è un copricapo. No, ci chiacchiamo un copricapo. La tua cosa è definita. L'accendiamo. Ed è giusta. Vabbè, infatti, da un punto. Si ricordava la sigla. Sora, Sora e TK hanno tipo il cappuccio e Mimi ha assolutamente un cappello molto a tipo fedora. Sì. Domanda da 3 punti facciamo. Dai. Quale tra questi personaggi antagonisti non esiste? E qui ci vuole supporto visivo. Dammi la risposta. Devimon. Dark Angemon. Poi? David Ramon, no? O David Ramon, non so come si dovrebbe pronunciare. No, o David Ramon, o David... O no, se è spagnolo è David Ramon, o... David Ramon. Ok. O Dark Tirannomon. Allora, Devimon esiste. Sì. Dark Angemon. Sì. Dark Tiranno. Sì. Io dico sì per David Dramon. Esatto. Oh, David Dramon. David Dramon. 3 esistono, 1 no. Angemon. Sì. È la controparte cattiva, buona, di David. Sì. Che Devimon è la parte, diciamo, il demone e Angemon è l'angelo. Ora allora, dici qualcosa guarda... che non sappiamo, tipo la risposta. No, quindi Dark Angemon potrebbe essere buttata lì. Vuoi utilizzare il 55? No, 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 si abbassa per utilizzare il 50. No. Quelle da 5. La 3 ci voglio provare. Allora, eliminando Devimon è... Andando A e C, io ando B e D. Sperando che A e C sono state giuste finora... indicazioni. Noi non siamo come Jerry Scotti, che ti portiamo sulla buona strada, non ti portiamo sulla cattiva strada. Jerry Scotti è buono, noi siamo cattivi. Il ragionamento che ho fatto ho seguito finora. Ma a introscena ce la facciamo. Devo dire quale non esiste, giusto? Sì. Dark Tiran.
è quello che non ce lo puoi chiedere a noi, purtroppo. Ma, no, quello non è tiranno, quello giusto. È treno. E tiranno mi fa pensare a un T-Rex, a un Tyrannosaurus. Ma l'unico tirannosauro era il Greymon, era Dark Greymon. Vuoi utilizzare il nostro aiuto o no? Non è come sale. Il vostro aiuto proprio lo uso per disperazione. Perché tanto sarà inutile, quindi quello sarà proprio per la disperazione. Te lo giuro. Se tu lo usi ti do un buon indizio. Tu mi dai un buon indizio. Te lo giuro. Un buon indizio. Te lo giuro. Usiamo, dai, dai, usi il nostro aiuto? Sì, dai, dai, dai. No, no, te lo giuro, ti do un buon indizio. Vai. Il ragionamento iniziale che tu stavi facendo della controparte era sulla buona strada proprio. E appunto, quello me lo ricordo. Infatti sono indeciso tra quelle due perché David Ramon, come cacchio si chiama? Penso che... dovrebbe essere una sorta di digievoluzione di David. E ha messo Dark Tyrannomon, a me non suona, perché non me lo ricordo su Dark Tyrannomon. Ok, vai tu. Però... non lo so più. Mettiamo la musichetta di attento. Dai, Dark Angemon o Dark Tyrannomon? Io ho dato il mio aiuto. Dark Angemon, la B. E lo stavi sprecando, quindi è la B, la tua risposta definitiva. Sì, sì. L'accendiamo. E certo che è la B, se ti dico che era il ragionamento giusto, era la B. Ma Dark Tyrannomon. Non lo so, esiste, però noi avevamo messo appunto questi nomi proprio perché ma eravamo sicuri che tu saresti impazzito su sto Dark e l'altro Dark, no? Perché avevamo messo. No, ma ce l'ho ancora aperta la pagina. C'era Dark Tyrannomon, io avrei preso, no? Cioè avrei detto Dark Angemon sicuro. Sicuro. David Ramon, che ormai lo chiamiamo così, David Ramon. Sì. È la digievoluzione di Devimon, giusto? Non lo so, no, non mi interessa! Ma tu lo devi sapere, ma diciamo solo delle domande! Ma che importanza, non dovresti andare a dove? Va bene, vai avanti, per favore. Ma hai indovinato, bravo! Gratulazioni! Non sei contento? Prego! Sì, anch'io. Abbiamo pagina. Questa è da 5 punti. Ah, bene. E forse ed è un po' difficilotta. Se non l'hai letta è difficilotta. Dovrebbe essere da 9 punti. Vai. Allora, a quale figura leggendaria giapponese avrebbero dovuto prendere i nomi Matt e TK? Okay. A. Yamato Takeru. B. Murasaki Shikibu. C. Masaku Katsura. Di Shotoku Taishi. Sono tutti due nomi, perché il nome sarebbe tipo il nome di uno e il cognome sarebbe il nome dell'altro. Tipo per esempio che so Murasaki Shibuku, cioè Matt sarebbe dovuto essere Murasaki e l'altro Shikibu. Allora, dato che io non la so e ce ne sono ancora altre da 5. Sì. Ma lì sia più difficile da 5. No. Penso che questa qua sia più difficile. Ce ne sono altre. Dici, beh, cos'è il gioco secondo me? Se io, siccome non la so, mi appiglio a TK. Quindi dico la A. Ma dov'è TK? Dico la A. Ma dov'è TK? Come si chiama? Yamato Takeru. Takeru. Vabbè, è la risposta definitiva. Tanto non la so. La vuoi accendere? È giusto. Porca ma che c'è? Era l'unico attiglio che aveva perché Matt era troppo. Allora, se tu mi sono cattivo, ti voglio far perdere questi 5 punti. Dai. E faccio questa qua. Giustamente. E il supporto visivo ti potrebbe aiutare, secondo me. Perché sono date. Sono date. E siccome siamo vicini di loro, quando fu rilasciato per la prima volta, Digimon. Il 27 febbraio del 96, il 26 giugno del 97, il 27 febbraio del 97, il 26 giugno del 96. E ora ti dirò una cosa in aggiunta. Il fatto che una è relativa alla data di uscita del Pokémon, del videogioco Pokémon, e l'altro invece è quello dei Digimon. Quale? Sicuro il 97. Ma comunque siamo là con là perché comunque è giugno o febbraio? 96. Ma le risposte 96 sono giugno o febbraio?
97 dovrebbe essere. Abbiamo febbraio e giugno, giusto? Esatto. Quindi la release date. Quindi è più tuo compleanno o più vicino al mio compleanno? O San Valentino? Sì, è sempre. Sembra l'Asia. Allora io dico. Giugno 97. 26 giugno 97, la B. È la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì. E già sai perché? Perché per far uscire un gioco solitamente si fanno uscire in periodi ben specifici, e solitamente l'estate, febbraio o diciamo l'inverno, no, tipo autunno, inverno, cioè, novembre, sì, perché... ma febbraio è un mese sempre un pochettino particolare. Però ma no, intanto febbraio 96 uscì Pokémon, rosso Pokémon, e blu, esatto, rosso e blu esce il 27 febbraio 96, quindi è prima uscito Pokémon. A livello di videogioco stiamo parlando. Sì, proprio a livello proprio inizio di ogni cosa, perché sono partiti in videogioco tutte e due, quindi. Ma siccome la distanza è poca. Sì, sì, pochissimo. Questa ci vediamo l'ultima dei 5 punti e poi ci facciamo queste più. Siamo l'ultima dei 5 punti? Va bene, dai. A quale star è ispirato Etemon? A. David Bowie. B. Jimi Hendrix. C. Elton John. D. Elvis Presley. Io una mia idea ce l'ho. Quindi forse lei. Ma non la so, cioè non ne sono sicuro. Quindi intanto 55. Tu pensa a quale togliere? No, io la lascerei queste due. Ok, così me le segno cosa ci sono lasciato. Ok, quindi rimane la C e la D. Elton John e Elvis Presley. Come si chiama il Pokémon? Etemon. Ti dico pure che forma ha questo Pokémon. Ti dico questa. Ti dico pure la forma che ha questo Digimon. È una specie di scimmia antropomorfa. Sì, sì, sembra una scimmia. Che a me ricordava un pochettino il Presidente Tatewan. Anche lui! Come stavi per dire a chi non ha detto lui, è lui. Comunque cioè, ci somiglia tantissimo il preside, no? Uguale. Ci manca bene, bravo di me. È difficile. Beh, è da 5 punti. È difficile. So, è più Elton John o più Elvis Presley? Perché poi siamo appunto la gulla. È più, è più un... E come aspetta. Più sempre un po' là, sempre con la chitarra, però un po' giusto più meglio. La faccia più spesa. Beh, una un poco più rock and roll, tra virgolette. Più ispirato. Twist. Ispirato a livello fisionomico. Proprio no? Sì, sì, proprio a livello di aspetto fisico e anche per atteggiamenti caratteriali. Proprio fa riferimento a io, questo. Io non la so. Allora, io provo. Oh, sì, il preside. Senza. Buona, è il cognome. Date, guarda. Scusi, il preside Kun. Ha creato qualche suo figlio. Insomma. Preside Kun. Pensiamo un attimo, ragioniamo un attimo. Sì? Grande a Pava? Sì. Ah, comunque. Allora, io dico. Sì. Elvis Presley. La tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Non proprio, ma sì. Non proprio, ma oh sì. Sì. Tum, tum, tum. Sicuro? Sì. Ci ha rotto il. È giusta! Mannaggia. Mi stava a. Sì. Per il nome. È perché Elton John c'erano più lettere in. Ma io ho messo Elton John perché Elton John lo porto gli occhiali da sole.
Elton John è molto simile come aspetto a... Però io l'ho collocato più che altro a livello caratteriale. Domanda da un punto. Forse il supporto visivo ti potrebbe aiutare. Angewomon è la digievoluzione di... A. Gatomon. B. Patamon. C. Agumon. D. Tentomon. A. Gatomon. Che sarebbe il Digimon di Kai? No. La sorella di Tai. Vabbè. Ah, sì. Quindi è la A. È la tua risposta definitiva. Certo. La accendiamo. Ed è sbagliata. È giusto perché... È del gatto, di quello che sembra un gatto. È un gatto, femminile, ma è un gatto. E poi si evolve nell'angelo. Questa. O questa. Sono gli ultimi due. Da quando? Entrambi. Una da uno e l'altra da tre. Buono. Anche se potrebbe essere anche al contrario, penso, forse, come cosa. Però, ormai non le possiamo cambiare. Vabbè, ormai provo questo. In quale area del Digivice è impresso il digicodice? A. Sul retro. B. Di lato. C. Sotto lo schermo. D. A bordo schermo. Che vuol dire a bordo schermo e sotto lo schermo? Scusate. Fatemi capire sta cosa. Devi avere... Lo schermo, avere... questo. Sotto lo schermo o a bordo schermo. A bordo schermo di stessa magari sotto. A girare, si intende. Ah, tutto a girare, tu dici. A bordo, a girare. Sotto... Sotto se significa tipo dritto. Ah, beh, sì, perché... Bordo a girare. Okay, a bordo. A bordo dello schermo. Sul retro o di là? No, già, già hai risposto. È la tua risposta definitiva. No, la so, quindi sì. La accendiamo. Sì. Perché però dovevi un pezzettino a girare il mandolino. E chi si dice cosa vuol dire a bordo? Lo dovevamo fare su che cosa c'era. Lo sapevi cosa c'era impresso in questo digicodice? Cosa c'era scritto? Un codice? No. C'era una parola scritta. Ah, no, non lo ricordo. Vabbè, niente. L'ultima la faccio io. È una curiosità. Un dettaglio infimo, secondo me. Però forse tu la sbagli e perdi questi tre punti. Probabilmente. Qual è il colore degli occhi di Itzy? A. Castani. B. Verdi. C. Neri. D. Blu. Itzy, ricordiamo che quello che io dico che è scemo, ma tu dici che è super intelligente e che è l'attimo di tutta la situazione. Tu hai i capelli rossicci. Verdi mi pare che ce li ha mille. Blu mi pare che ce li ha sola. Non so se c'è la Neri no, ma io adesso c'ho Itzy. Faccio, non lo so. Quindi vado su castani. Quindi Itzy ha i colori. Io. Itzy ha il colore degli occhi castani. Sì, la butto lì. Ah, è la tua risposta definitiva. Sì. La accendiamo. Non è sbagliata. Ed è sbagliata. Aspetta. Perché castani è del protagonista. Aspetta. Non ho mai risposto. Ah, no, vabbè, non è importante, voglio aspettare. Non sono neri. No, sono neri. Sono, sono neri? Sì. Minchia, non me lo ricordavo. Sono neri, perché guarda, ti posso dire... Beh, Verdi, la Mimi, sì. Poi i due fratellini, Matt, ce l'hanno blu, azzurri. Azzurri, sì. E invece c'è Sora che ce l'ha tipo rossicci gli occhi, tipo un quel marrone che sembra un po' allora, arancione. Siccome sei andato molto bene, non ti diamo la grazia. Giusto. Vedrei posto molto bene. Il nostro foglio Excel... certifica che tu hai totalizzato un discreto punteggio comunque. Esatto, e hai è buono. Tipo 23 punti. Ci vediamo oppure sì nella prossima Digivolta con un nuovo Digi episodio dei Digi anime della nostra Digi infanzia. E vai con la sfida.